la senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maglia d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 78. Buon martedì 17 dicembre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, in attesa di capire se domenica si giocherà o meno, riprende oggi la preparazione del Bari in vista del prossimo match contro la Sicula Leonzio. Nella puntata odierna ci occuperemo, come ogni martedì, anche di una partita memorabile del nostro Bari. Questa settimana abbiamo scelto Bari-Empoli 5-0 del 27 ottobre 1996. Eravamo in Serie B. E allora non sarò solo neanche quest'oggi, perché mi affiancherà il collega giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Ciao Riccardo, ben ritrovato. Ciao Nicola, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta. Vi ricordo i contatti per interagire con noi, l'unico numero è il 393-949-7483, ripeto 393-949-7483 per i vostri messaggi, le vostre chiamate o le vostre note vocali, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker utilizzabile anche tramite l'app di Radio Biancorossa. E allora, sondaggio, come al solito il martedì ci sono due sondaggi, c'è quello memorabile che riguarda la partita, come detto, Bari-Empoli 5-0 del 27 ottobre 96. Che ricordi avete di questa partita? Eravate al San Nicola, ve la ricordate? E poi immancabile il sondaggio che riguarda la stretta attualità, quello che vi chiediamo è: come mai il Bari gioca bene solo un tempo? Come mai questo Bari discontinuo che non riesce a giocare nello stesso modo sia il primo che il secondo tempo? Capita, certe volte gioca bene il primo e poi male il secondo, oppure, come è avvenuto nell'ultima gara, gioca male il primo e gioca tutt'altra partita nella ripresa. Facciamo subito una premessa: non è una questione fisica, perché altrimenti non avverrebbe quello che ho appena detto, perché spesso il Bari gioca male il primo tempo e bene il secondo. Ultimo esempio, proprio quanto accaduto a Caserta, con il Bari impalpabile nella prima frazione di gioco, molto meglio nella ripresa sino alla fine della partita. E allora, se non è un problema fisico, è un problema mentale, è un problema di motivazioni magari. Nel secondo tempo di Caserta forse le voci che arrivavano dagli altri campi hanno dato anche una mezza scossa, o magari sono solo bastate le lamentele del tecnico Vivarini. Fatto sta che se il Bari vuol conservare il secondo posto, dimostrare d'essere pronto in caso di pasti falsi della regina, deve rendere bene per tutti i 90 minuti. Questo è uno degli obiettivi, uno degli step da superare se si vuole diventare competitivi al 100%. Ovviamente solo Vivarini potrà far guarire, tra virgolette, il Bari e renderlo competitivo per tutta la durata del match. Altri medici non ce ne sono. Riccardo, che ne pensi? Sì, guarda, quello della discontinuità, o meglio delle due facce del Bari, non è un problema che denunciamo oggi, ma è una questione veramente che si sta trascinando da un po' di mesi. Io sinceramente non so dare una risposta che sia univoca e attendibile. Sicuramente a Caserta, nello spogliatoio, Vivarini gli avrà fatto una bella strigliata, perché nel primo tempo c'è stato veramente una partita soporifera da sbadigli da entrambe le parti. Certamente la casertana ha tenuto bene il campo, ha chiuso gli spazi, quello che vogliamo, però dal Bari ci aspettavamo qualcosa in più nel primo tempo, o meglio ci aspettavamo quello che poi abbiamo visto nella ripresa. Resta da capire il perché questa squadra non riesca a trovare la continuità giusta, perché come giustamente dicevi tu, non è una questione di sbaglia il primo tempo e azzecca il secondo, a volte sbaglia il primo, a volte sbaglia il secondo, fatto sta che qualcosa va sbagliato. Diciamo che non è una questione fisica, non è un problema fisico. No, non è una questione fisica, anche perché comunque la squadra dopo un inizio in sordina dal punto di vista atletico mi sembra che abbia recuperato bene terreno. È un problema secondo me mentale, di atteggiamento. Però probabilmente domenica il risultato del Monopoli è il parziale della regina, che poi vabbè, sappiamo tutti come è andata a finire, però mentre le squadre
squadra erano in campo lasciava presagire qualcosa di abbastanza gustoso, succulento. Penso che quello sia stato comunque una bella benzina messa nel motore del Bari, che infatti poi nella ripresa ha fatto una partita ineccepibile. Assolutamente, anche io penso questo, che magari i risultati dagli altri campi in qualche modo possono aver dato una piccola scossa alla squadra, però come avevo detto prima, se la squadra vuole essere pronta ad approfittare di eventuali passi falsi della Regina, non deve giocare solo un tempo, deve giocare tutti i 90 minuti. Alla fine la stessa Regina, pur secondo me sta comunque subendo un calo, pur con un calo evidente, comunque riesce a giocare nella stessa maniera tutti i 90 minuti e a vincere anche in maniera, se vogliamo, convincente in altre partite, meno nelle ultime due o tre. Allora, come al solito, come ogni martedì, ci soffermiamo su quanto scritto da Riccardo sul sito Bari Viva, il suo articolo di approfondimento. Il titolo è "Una ripresa da grande squadra per il Bari, secondo posto e iniezione di fiducia". Riccardo, su cosa ti sei soffermato in questo articolo molto lungo e anche molto ben scritto, devo dire? Grazie, ti ringrazio. Mi sono soffermato su alcuni dei migliori della partita di Caserta. La cosa che mi ha colpito è che da inizio stagione, da quando Simeri è diventato la spalla di Antenucci, appunto Simeri era la spalla di Antenucci, cioè qualcuno che gli andava lì ad aprire gli spazi e si permetteva al fuoriclasse di appoggiarsi a lui. Adesso ho notato nelle ultime partite, soprattutto a Caserta ma anche col Potenza, che avviene anche un po' il contrario, nel senso che diventano spalla l'un dell'altro, sì. E questa è una cosa importante. Vivarini ha detto: spero di aver trovato in loro due i miei gemelli del gol, perché ha detto che in tutte le sue squadre la coppia d'attacco ha sempre reso in maniera omogenea fra i due interpreti. E poi vabbè, la menzione d'onore io credo che vada attribuita a Costa, su cui c'erano da parte dello stesso mister dei grossi dubbi sulla possibilità che potesse rendere bene, agire bene anche da difensore, perché nel 4-3-1-2 il terzino a tutti gli effetti un difensore. Beh, io credo che Costa abbia sciolto tutte le riserve, secondo me può fare benissimo quella posizione, perché in un paio di circostanze ha fatto delle chiusure molto interessanti sull'esterno destro della casertana, Longo, se non mi sbaglio, e comunque era una bella spia nel fianco, quindi a me ha convinto almeno un molto. Paio di chiusure, sì, almeno un paio di chiusure veramente molto interessanti. A me ha convinto Costa in quella posizione, io credo che andrebbe riproposto, e speriamo, in maniera stabile. Speriamo con tutto il bene che possiamo volere a Perrotta, non è il suo ruolo quello, che un conto si vede insomma quando gioca un terzino di ruolo rispetto a un difensore centrale adattato. Vi ricordo il quesito odierno: Bari-Empoli 5-0 del 27 ottobre 96, che ricordi avete? Poi come mai il Bari gioca bene solo un tempo? 393-949-7483 per i vostri messaggi. Antonio ci scrive: sicuramente è una questione mentale, credo che con un leader sulla tre quarti tipo Brienza si possa cambiare il registro e quindi aiutare tutta la squadra, quindi un trequartista, ma soprattutto direi un uomo di spessore, un giocatore anche con un certo carattere, che possa anche azionare una sorta di leva motivazionale nei confronti di tutta la squadra. Quello è un po' quello ci manca, diciamo che Ciccio da quel punto di vista l'anno scorso, pur non brillando, l'abbiamo detto tante volte, però insomma quando entrava a Brienza c'era un po' una scossa nella squadra, Riccardo, anche senza fare grandissime cose, però quando entrava Brienza cambiavano un po' le cose, almeno a livello mentale. Ci manca un po'. Beh sì, quando c'era Brienza si suonava tutta un'altra musica, questo è fuori di dubbio, pur avendo fatto Brienza una stagione da quarantenne in Serie D, con buone prestazioni, però nessuna particolarmente scintillante, però quando c'era lui ti dava sempre l'impressione, dal punto di vista tecnico, di potersi inventare la punizione, il cross, il passaggio, qualcosa di decisivo, e lì anche dal punto di vista morale, caratteriale, ti dava l'impressione di avere una certezza in campo, una colonna su cui appoggiarsi.
al momento il Bari questo tipo di calciatore non ce l'ha in quella zona, ce l'ha sicuramente dietro che è Di Cesare, però in quella zona forse ad Antenucci manca un po' della leadership morale, caratteriale che aveva Brienza. Certamente la leadership tecnica è sua e non gliela toglie nessuno, e anzi per fortuna che ce l'abbiamo. Intanto vabbè, andiamo avanti perché insomma noi stiamo parlando di calcio nelle prossime puntate, proveremo a preparare anche le puntate per la prossima gara, però qui è tutto molto incerto, probabilmente domani si avranno delle notizie certe, perché ieri, come abbiamo detto in diretta, la Serie C ha deciso di scioperare, non si gioca, almeno questo è quello che emerge dal comunicato pubblicato ieri, che abbiamo anche pubblicato su Radio Biancorossa. La volontà è quella, si aspettano, domani ci sarà una riunione con il protagonista della FIGC, vedremo un pochino che cosa verrà fuori, c'è una sorta di negoziato in atto, tutto da vedere, secondo me alla fine si giocherà, perché l'ho detto anche ieri, un campionato non si ferma in maniera così, insomma, possiamo dire banale, anche perché comunque è una trattativa, alla fine secondo me si giocherà. Però al momento la certezza è che la Serie C ha proclamato lo sciopero, non si gioca. Riccardo, volendo analizzare questo elemento solo dal punto di vista tecnico, sarebbe un bene o un male per il Bari non giocare domenica, al di là dell'avversario? No, sarebbe certamente un male secondo me, perché il Bari adesso ha il vento in poppa del secondo posto raggiunto, conquistato, gioca in casa contro l'ultima in classifica, si può avere con tutto il rispetto da Sicola Leonzio, che ha fatto una gran partita contro la Regina e ha preso la doccia fredda soltanto al 95esimo inoltrato. Però sulla carta per il Bari dovrebbe essere una partita agevole per chiudere bene l'anno davanti al proprio pubblico. Io mi auguro sinceramente che si giochi, pur comprendendo e appoggiando le motivazioni della protesta della Lega Pro. Non sono tutt'altro che ricordiamo brevemente, c'è il problema della defiscalizzazione e anche il semiprofessionismo, cioè spieghiamolo Riccardo, cioè la Serie C pretende, insomma, di essere riconosciuti dei diritti che al momento non ci sono, volendolo sintetizzare così. Sì, il problema sorge in questo momento in cui si è iniziato a parlare di decontribuzione triennale per le società sportive femminili, ovviamente per agevolare il passaggio al professionismo delle donne nello sport. Sì. E la Serie C chiede, la Lega Pro chiede che venga, insomma, in qualche modo adottata da parte del governo una misura analoga per risolvere un po' di quelli che sono i problemi annosi, atavici della terza categoria professionistica italiana, magari caldeggiando anche un ritorno al semiprofessionismo come era quando c'era ad esempio la C2, che se non sbaglio era una categoria non professionistica ma semiprofessionistica. Già, C2 che manca da parecchi anni. Manca la parecchiata. Va bene, allora vi ricordo il quesito odierno: come mai il Bari gioca solo un tempo, gioca bene solo un tempo? 393-949-7483 per i vostri messaggi. Andiamo avanti, colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it, si continua a parlare del duello con la Regina. A tal proposito, per quanto riguarda il discorso sciopero, se per il Bari potrebbe essere un qualcosa di negativo lo stop di domenica, secondo me potrebbe essere qualcosa di positivo per la Regina, perché secondo me la Regina sta subendo un lieve calo, quindi sicuramente allungare la sosta andrebbe sicuramente a favore dei calabresi. Riccardo, non so se sei d'accordo, queste sono impressioni, non abbiamo certezze. Sì, vabbè, l'unico dato certo è che la Regina nelle ultime partite ha fatto molta difficoltà, ha vinto quella precedente all'87esimo con un rigore, quest'altra l'ha vinta al 95esimo con, insomma, un po' in gazzarra, quindi sicuramente la Regina ha bisogno di tirare il fiato, anche perché hanno fatto un giro d'andata
veramente sorprendente, con il piede schiacciato sull'acceleratore, e quindi hanno bisogno di tirare il fiato. Però in generale, se non si gioca domenica, questa partita andrà recuperata prima o poi. E il calendario del giro di ritorno è veramente denso e fitto. Credo che in generale per tutti, anche per la regina, sia un bene giocarla questa partita domenica, perché sennò si va a recupero e rimane la situazione in sospeso. Poi a gennaio, a febbraio, quando sarà, andrà messo un'altra partita in mezzo al calendario. No, secondo me è meglio giocarla. Vedremo. Comunque, domani ne sapremo meglio di più. Giocarla per il Bari che per la regina. Assolutamente sì. Domani ne sapremo assolutamente di più, ci saranno sicuramente dei comunicati che indirizzeranno la questione in un senso o nell'altro. Eravamo sul forum di orgogliobarese.it, si continua a parlare del duello con la regina. L'utente Donda22 dice: siamo rimasti tutti stupefatti del loro cammino, continuando a dire che non è possibile, è inumano, e sperando in un calo. Ma per recuperare questi punti noi, il Bari, dovremmo fare questo percorso, avendo tutti gli scontri diretti fuori casa e... tutti gli scontri fuori casa. Poi Pier01: la loro fortuna della regina consiste anche nel fatto che proprio nel momento in cui sembrano vacillare arriva la pausa invernale, in cui ricaricare le pile e prepararsi mentalmente al girone di ritorno, un po' quello che dicevamo. Poi Gigi70 Bari: procediamo per la nostra strada, che è quella giusta, non facciamoci la testa perché manca un girone intero, ma se sarà impossibile riprendere il primo posto prepariamoci per i playoff. Poi portiere volante: la regina e prima meritatamente, ma tutti quei punti di distacco sono frutto un po' di sfortuna nostra, un bel po' di fortuna loro, chiamiamola così. Ma questa storia, vabbè, fa riferimento ai torti presunti aiutini arbitrali della regina. Io dico che alla fine, se una squadra c'ha 10 punti di vantaggio, non è casuale. Quindi la regina si merita il primo posto, avrà avuto qualche favore, ma qualche favore l'ha avuto pure il Bari. Però non saranno stati 10, non saranno 10 quelli giusti, saranno 8. Però alla fine penso che, Riccardo, ci sia poco da sindacare. Il primo posto della regina è più che giusto, anche se a noi dà fastidio, ovviamente. Vabbè, è chiaro che a noi dà fastidio, perché non ce l'aspettavamo. Non ci aspettavamo che una squadra potesse, insomma, fare così tanta selezione davanti. Però a loro vanno fatti solo tanti complimenti, perché hanno fatto un girone d'andata veramente eccezionale, strepitoso, e il Bari deve mangiarsi le mani, perché ha buttato via almeno 4 se non 6 punti con Vivarini, ne ha buttati via altrettanti 4 sicuramente con Cornacchini. Insomma, questi sono i punti che mancano tra Bari e Regina. Là fa tutta la differenza la regina, partite che erano lì sul filo, come quella di domenica, alla fine le ha vinte, il Bari invece si è fatto rimontare, le ha pareggiate, e qua si gioca tutta la differenza. Assolutamente. Il divario sembra incolmabile, però d'altra parte, come li ha persi il Bari nel girone di andata, questi punti potrebbe anche perdere la regina nel girone di ritorno, non si può mai dire. Allora, vi ricordo il sondaggio: come mai il Bari gioca bene solo un tempo? 393 949 7483. C'è Carlo che ci scrive: per me è solo un fattore mentale, difficile scrollarsi il cornacchismo. Quindi si dà, vabbè, sì, quello c'è anche, è una componente non magari dominante, però secondo me sì, c'è un po' di paura, perché comunque Cornacchini era un allenatore fondamentalmente molto timoroso, l'abbiamo visto purtroppo anche in Serie D inserire difensori sul 2-0 contro il Roccella, giusto per fare un esempio. Quindi può essere una, anzi sicuramente è una componente, ma non secondo me col passare delle giornate, con l'avvento di Vivarini ormai a Bari da parecchio tempo, già una componente quella di Cornacchini che si sta riducendo col passare delle settimane, tra l'altro si vede anche in campo. Diamo un'occhiata a qualche articolo di giornale. Gazzetta del Mezzogiorno: il Bari con la mira giusta, la rincorsa non spaventa, la mano di Vivarini porta chiusa, geometrie e fantasie d'attacco. Gazzetta dello Sport: Antenucci e Simeri show, la nuova coppia di Vivarini, il tecnico del Bari esulta, ha ritrovato i gemelli del gol come la Padula Donnarumma ai tempi del Teramo.
Corriere del Mezzogiorno, il Bari promosso a pieni voti, ma sul più bello c'è lo sciopero. La Lega C protesta sulla defiscalizzazione, stop al campionato. Si torna a gennaio, ma ripetiamo, è tutto da vedere. Domani avremo sicuramente la certezza su questa questione. Poi, sempre sul Corriere, si parla del libro del nostro Massimiliano Ancona, Catuzzi e altre favole nel libro di Ancona. Domani vi ricordo la presentazione alle 18 presso la libreria Bari appunto a Roma. Scusate, una libreria. Ora non mi ricordo il nome della libreria, non voglio fare una gaffe, ora ve lo dico subito se riesco a trovare la locandina. Allora, libreria Roma, Piazza Aldo Moro, Bari. Ecco, ho fatto un po' di confusione tra le città, Riccardo, tra Roma e Bari. Va bene. Allora, dicevamo, eravamo sugli articoli dei giornali, Antenucci, Simeri come la Padula Donnarumma, che ne pensi? Ovviamente la partita di Donnarumma ha avuto tutto un campionato intero per fare i prodigi che ricordano tutti a Teramo. Simeri e Antenucci hanno avuto mezzo campionato, un girone Ciao soltanto, Gigi, questa però sera non c'è mia moglie. diciamo che il bottino finora è stato molto buono, per Antenucci, e sta diventando buono anche per Simeri, che ha trovato una certa qualconfidenza con il gol, ed è importante che entrambi contribuiscano con delle reti pesanti al bottino del Bari. E allora, con la rassegna stampa si chiude questa prima parte di Tanto non capirai. Ora siamo pronti per rivivere Bari-Empoli 5-0 del 27 ottobre del 96. Riviviamola insieme grazie al servizio dell'epoca di Teleregione. Tanto non capirai. Il secondo 5-0 del Bari in Serie B nel dopoguerra allunga la serie positiva in vista del derby di domenica ed evidenzia la trasformazione della squadra, messasi in evidenza già con Guerrero e poi con Flaky. Il vantaggio sul rigore di Flaky dà ai Galletti la chiave per aprire la porta del match. Centrocampo solido e prima linea agile e veloce disorientano gli empolesi gradatamente in discesa libera. Flaky strappa applausi, come più tardi Guerrero, il migliore dei suoi. Biancorossi con costante possesso di palla, concreti e cinici. Di Vaio esulta al 37esimo dicendo grazie al portiere. Attacco formidabile, coordinato dal colombiano protagonista nel finale. Così, senza soluzione di continuità, la ripresa, dominata dal Bari e illuminata dall'incursione di rapina di Guerrero. Per il resto, poco da dire sulla prestazione perfetta dei Galletti, ancora a bersaglio con lo svedese Ingesson. E infine ancora con il colombiano Guerrero, grazie alla collaborazione pregevole di Ventola. Guerrero, l'anno scorso andò via da Bari, fu contestato dai tifosi, quest'anno è diventato il beniamino, già 4 gol. Speriamo di continuare così, no? Di fare bene e di pensare sempre a segnare, no? A fare bene per la squadra che adesso ha bisogno di tutti. Tanto non capirai. E allora, queste le emozioni di una grande partita del Bari di Eugenio Fascetti contro il Bari di Luciano Spalletti, sfida tra toscanacci. Per riviverla nei dettagli e per rivivere quei momenti, siamo in collegamento con chi quella partita l'ha giocata. Saluto e ringrazio per essere con noi l'ex calciatore, ex capitano del Bari, Gigi Garzia. Ciao Gigi. Ciao, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Se avete domande da rivolgere a Gigi Garzia, al 393 949 7483, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker. Allora, Gigi, che ricordi hai di quella partita e di quella giornata? Beh, stando al risultato, fu una bellissima giornata, nel senso che vincemmo una bella partita contro comunque una squadra tosta. Mi ha fatto un po' di brividi rivedere dei miei ex compagni, perché io quella partita l'ho rivista, cioè l'immagine l'ho rivista anch'io, e effettivamente vedere Flaky, Di Vaio,
lo stesso il povero Higginson, Thomas Doll, cioè, a pensarci avevamo una grande squadra, no? E poi molti di questi giocatori hanno calcato palcoscenici importanti in Serie A, hanno fatto benissimo in Serie A. Quindi effettivamente eravamo una grande squadra, infatti vincemmo poi comunque il campionato. Quindi. Ecco, sì, si vinse il campionato, però quello fu un campionato con tanti alti e tanti bassi. Come mai? Perché comunque, come abbiamo detto, la squadra era molto molto forte, però è una squadra che non riusciva ad avere continuità. Poi ricordiamoci, fu il derby, sì, la vittoria nel derby. Però non dimentichiamo che era una squadra molto molto giovane, c'è Flachi, Di Vaio, e sono Ventola, diventati dopo i grandi calciatori che sono stati, perché comunque quando vennero a Bari erano dei ragazzini, quindi erano quasi alla prima esperienza. E effettivamente fu un campionato altalenante e alla fine fu bello anche per quello, no? Perché poi mi ricordo che ci furono dei momenti veramente si passò dalla contestazione all'esaltazione. Non ho capito, scusami. Si passò dalla contestazione all'esaltazione dopo il derby, infatti, con l'Esce. Perché ci fu anche degli attriti con la stampa, lo stesso con i tifosi. Quindi poi alla fine la vittoria risultò doppiamente bella, però poi se andiamo ad analizzarla, la squadra era composta da grandi giocatori e soprattutto da grandi uomini che poi si sono dimostrati tali comunque. Ecco, quello fu un po' il Guerrero Day, per lui doppietta, forse la miglior partita di Guerrero con la maglia del Bari. Che tipo era Miguel? Guarda, era molto simpatico, cioè, nel senso, come giocatore... E non si discuteva, perché comunque aveva delle doti tecniche veramente incredibili, ma a volte magari non riusciva a mostrarle, a farle vedere, perché non ha fatto un campionato, diciamo, ad altissimo livello, e quello è una delle cose che non mi spiego, perché comunque tecnicamente era un giocatore molto molto valido. E ti ricordo che c'era anche Nicola Ventola, quindi a dimostrazione, sì, sì, che effettivamente era una squadra molto giovane, e di veterani c'era anche Sala, se non sbaglio. Ecco, a tuo proposito, Gigi, ti agevolo il compito, ti leggo la formazione di quel giorno, così, perché noi andiamo anche a ricercare nei vari archivi storici. Allora, il Bari giocò con Fontana, Garzia, Sala, Ripa, Manighetti, De Ascentis, Volpi, Ingeson, Di Vaio, Flachi e Guerrero. In panchina, tra l'altro, c'è un ragazzo che ho letto il nome, io sinceramente questo non me lo ricordo assolutamente. Allora, c'era Alberga, Montanari, Zanchi, Doll, Ventola e un certo Omar Lepri. Sarà un ragazzo della primavera, non me lo ricordo proprio. Sì, credo che sì, era un ragazzo della primavera, se non sbaglio. Però hai visto quanti giovani c'era in quella formazione? C'era anche Zanchi, sì, in panchina, che è un bel difensore, ricordiamoci, la Tana. Allora, Diacenti. Sala era giovane. Diacenti. Era un ragazzo giovane, l'avevamo preso dal Como. E Sala, e lo stesso, beh, gli ho detto, i citati di queste... De Ascentis, Volpi. Diego, De Ascentis, era giovanissimo, veniva anche lui dal Como. E quindi Flachi in campo, Ventola, Ventola, Di Vaio, cioè, i veterani. Poi alla fine anch'io comunque ero, tra virgolette, quello fu il tuo primo anno a Bari, o no? Aspetta, avevo 28 anni, se non sbaglio, 27-28 anni, quindi alla fine i veterani erano io, Ingeso e Thomas Doll, Fontana, no? Poi erano tutte eravamo una banda di ragazzini, mm-hmm, e Montanari, e anche Fontana in porto. E Jimmy Fontana era anche lui. Magari con la squadra mancava qualcosina in attacco, Gigi. Mancava una punta esperta, forse. Sì, quello sì, infatti, perché poi sia Di Vaio che Flachi fecero pochi gol, no, quell'anno. E effettivamente mancava un attaccante di peso. Poi loro sono diventati calciatori dopo, a grossi livelli, lo stesso Nicola, lo stesso Di Vaio, Flachi, no? Se ricordo bene, quell'anno fu veramente una bellissima annata, al di là della promozione, no? E del fatto che magari abbiamo vissuto dei momenti alti e bassi, però a chi ha fatto quella squadra poi chapeau, cioè tanto di cappello, perché ci aveva visto giusto. Quindi alla fine, come poi l'anno dopo, no, arrivò pure Zambrotta, arrivò Perrotta, cioè sto parlando di due campioni del mondo, quindi sono passati di giocatori forti nel Bari. Infatti.
Vi ricordo che siamo in collegamento con l'ex capitano del Bari, Gigi Garzia. Gigi, vediamo i tuoi anni a Bari. Per te 116 presenze, una fascia da capitano. Qual è la più grande gioia e qual è il più grande rimpianto nella tua permanenza a Bari? Guarda, io a Bari ho avuto solo esclusivamente gioie, nel senso, a livello calcistico parlo, perché comunque il primo anno vincemmo il campionato, poi ci furono tre permanenze in Serie A, perché avevamo comunque una squadra, ricordo ancora un anno che avevamo una squadra veramente forte, e per due anni di seguito la squadra andava a vincere sia a San Siro in casa e a San Siro due volte con l'Inter, andavamo a San Siro col Milan, pareggiamo, c'era una squadra che si faceva rispettare, eh? E quindi nonostante eravamo considerati una squadra provinciale e davamo dei grattacapi a tutti, quindi calcisticamente sono rimasto veramente legato a quella squadra, a quegli anni, perché alla fine abbiamo fatto veramente bene. L'unico neo è che non mi sono lasciato bene, nel senso, con la dirigenza, solo quello, ecco, perché poi andai a Torino e lì chiusi, diciamo, quasi la carriera a Torino, e mi spiacque tanto, perché comunque il mio sogno era quello di rimanere a Bari. Ricordiamo tu e Franco, ci ricordiamo quel brutto periodo. Oltre al Bari e a Lecce, a quale club ti senti particolarmente legato? Guarda, vabbè, è chiaro che la Roma, perché è stata la prima squadra, sai, venivo da Lecce, da una squadra piccola, e fui catapultato in questa società, grande società, la capitale d'Italia, una squadra che giocava all'Olimpico, cioè per un ragazzo era il massimo, no, all'epoca, e poi alla Regina, perché fu la prima squadra dove giocai da professionista, e mi ricordo il campionato di Serie C, all'epoca la Serie C si chiamava, e vincemmo il campionato e andammo in Serie B, e stranamente quest'anno, no, poi mi ritrovo comunque un'altra volta alla Regina capolista, con il Bari che insegue, quindi è più una questione di affetto, proprio perché 18 anni a Reggio, presi la patente, cioè, ci sono molti ricordi della tua vita legati a quella città. Tra poco ne parleremo della Regina. Ora aggiorniamo un po' i tifosi. Di cosa ti occupi ora, Gigi? Guarda, quest'anno e l'anno scorso, allora, negli ultimi 4 anni ho fatto 3 anni delle giovanili della nazionale. Under 20. Sì, era la nazionale Under 20, quando c'era Chicco Evani, ora fa il secondo, sì, a Mancini, e poi l'anno scorso andai a lavorare col settore giovanile del Potenza, e quest'anno sinceramente non ho trovato ancora niente che mi possa soddisfare, nel senso che ancora grossi progetti non ce ne sono, e quindi ho preferito magari stare fermo. Ma preferiresti sempre continuare con i giovani, oppure magari... Sì, assolutamente, sì. Perché comunque è un campo dove mi riesco ad esprimere meglio, nel senso, amo proprio stare a contatto con i giovani, quindi insegnare loro quelle cose che hanno insegnato a me da quando giocavo, e soprattutto anche da allenatore. Ecco, sicuramente starei seguendo anche il campionato del Bari. Come vedi questo campionato? Il Bari, lo dicevamo prima, sta facendo il suo, sta vincendo, sta ottenendo vittorie, sta facendo un buon percorso, però questa Regina non molla. No, non molla, perché poi anche loro, se andiamo ad analizzare, hanno una società forte come quella del Bari, cioè nel senso che hanno un presidente che si può permettere il lusso di spendere, hanno una città dove il tifo è spettacolare, e da tanti anni che hanno voglia di calcio, quindi hanno storia calcistica, e poi è chiaro che 10 punti sono tanti, cioè, il Bari secondo me non sarà facile arrivare prima, questo vuol dire vincere tutte da adesso fino alla fine, vincerle tutte e sperare in passi falsi della Regina. Non è impossibile, però è difficile. C'è una domanda per te da parte del collega Riccardo Resta. Vai, Riccardo. Ciao Gigi, buonasera. Allora, ciao, alla luce proprio di quello che dicevamo, di una Regina che ha fatto un girone d'andata strepitoso,
per il Bari averlo chiuso al secondo posto può essere considerato un fatto positivo, un risultato positivo? Anche se c'è un grosso distacco. Ma il Bari paga solo esclusivamente gli errori di aver pareggiato in casa con delle squadre che alla portata, è quello che sta pagando adesso, altrimenti sarebbe stato a 3 a 4 punti. Però posso dire anche che oltre alla Regina c'è anche la Ternana, c'è anche Potenza, cioè il campionato non bisogna guardare solo esclusivamente alla Regina, ma bisogna guardare anche a queste squadre. E poi se non dovesse farcela ad andare direttamente, è chiaro che arrivare secondi ha i suoi grossi vantaggi, quindi l'importante è arrivare alla, se non si può vincere direttamente, ma arrivare secondi e con una rosa all'altezza, perché poi ci sarà un altro mini campionato che saranno i playoff. Un'altra domanda di Riccardo, vai Riccardo. Ecco, questa domanda è rivolta all'ex difensore, nel senso, noi a Bari abbiamo un calciatore come Costa che è un terzino però molto di spinta, praticamente un'ala che parte da dietro, e Vivarini stesso si interrogava sulla possibilità che lui potesse giocare in una difesa a 4. Domenica ha giocato in una difesa a 4 con risultati molto positivi. Ecco, secondo te un calciatore con quelle caratteristiche si può adattare bene in un ruolo così? Io credo di sì, perché lui comunque ha sempre giocato a 5, quindi spostare da 5 a 4 non mi sembra una cosa difficile, ma io credo che lui abbia già giocato a 4 anche, quindi non vedo le grosse difficoltà, anche perché questo è un giocatore, un ragazzo che è bravo, io lo conosco, quindi adattarsi in un ruolo magari che anche non è il suo, ce la può fare assolutamente, quindi anche perché comunque viene supportato da una grande squadra, quindi il terzino sinistro lo può fare. Ripeto, però il Bari ha bisogno di 22-24 titolari, perché se vuole raggiungere la prossima diretta o perlomeno cercare di arrivare seconda ha bisogno veramente di tanti titolari. Di ricambio all'altezza dei titolari. Assolutamente, assolutamente. La differenza la faranno quelli. Assolutamente, sono d'accordissimo con te. Gigi, da quanto tempo non vieni a Bari? Da una settimana, perché io comunque la mia compagna è di Bari, mio figlio è nato a Bari e quindi sono spesso a Bari perché comunque a parte c'ho degli amici, quindi vieni spesso. Non dico che sono di casa, ma quasi. Io se non erro tu abitavi a Poggiofranco da calciatore, no? Sì. Ricordo bene, quindi sei di casa a Bari, quindi non ti chiedo neanche se ti manca a Bari, perché ci vieni sempre, quindi alla fine nel senso è chiaro, avendo comunque una compagna barese e il comunque vado spesso a Bari, ripeto, a trovare degli amici, poi solo quest'anno non sto vedendo allo stadio, però negli ultimi 3-4 anni ogni sabato o domenica ero allo stadio a vedere il Bari, quindi era per lavoro, però comunque lo vedevo. Allora ti aspettiamo allo stadio, ti manca quindi lo stadio. Infine Gigi, ti chiedo se hai qualcosa da dire ai tifosi del Bari che ci stanno ascoltando. Guarda, devo dire solamente una cosa, che bisogna avere pazienza. È chiaro che tutti vorrebbero vincere il campionato direttamente, ripeto, cioè, non sarà facile, però ci sono possibilità, e se non dovesse venire direttamente bisogna stare tranquilli, sereni, e soprattutto stare vicino alla squadra, perché poi quando ci saranno, se ci dovesse essere i playoff, hanno bisogno veramente, la squadra ha bisogno dei tifosi, e lo stadio di Bari deve essere veramente il 12° uomo come è sempre stato. Perfetto, questo è l'invito quindi di Gigi Garzia. Gigi, grazie mille per essere intervenuto ai nostri microfoni, ti facciamo un grosso in bocca al lupo, ti vogliamo vedere quanto prima su una panchina, comunque a guidare qualche bel gruppo di ragazzini. Grazie a Gigi Garzia. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao Gigi, ciao, grazie mille, ciao. Grazie. E allora, questo Gigi Garzia, Riccardo, ha perfettamente ragione Gigi quando dice devono esserci 22 titolari, perché il Bari non può permettersi di non avere riserve all'altezza dei titolari. No, questa è una sacrosanta verità ed è un po' quello che il Bari ha accusato in questo giro di andata quando le cose non sono andate benissimo, cioè nel senso con 5 cambi, che sono veramente tanti, sono mezza squadra,
il Bari non ha avuto dalla panchina chissà quale apporto positivo nelle varie partite, quando soprattutto quando i risultati sono stati un po' così, un po' umbratili, quindi io credo che ci vogliano davvero 22 o 24 titolari, ci vuole una rosa intera di titolari per rendere bene, anche perché se si vuole arrivare al primo posto l'impresa da compiere è quasi titanica a questo punto. Soddisfatto per quanto riguarda le risposte alle domande, soprattutto su Costa. Gigi ha detto di conoscerlo, quindi secondo lui può tranquillamente giocare nella difesa a 4. No, vabbè, ma è un'opinione qualificata che conforta la mia. Insomma, uno che ha lavorato nella nazionale under 20, ne capisce. Sì, conforta la mia, che è certamente meno qualificata, però anch'io sono convinto che Costa possa tranquillamente fare quel tipo di lavoro, come tanti grandi terzini in passato hanno fatto, suoi predecessori. La difesa a 3 e di conseguenza il centrocampo a 5 è un'invenzione tra virgolette nuova del calcio, nel senso però negli anni 90, ma anche negli anni 2000, si giocava quasi sempre con la difesa a 4. Abbiamo visto grandi terzini come Roberto Carlos, Cafu, che giocavano a 4 e sono stati forse tra i giocatori più forti della loro epoca, soprattutto nel momento in cui hanno migliorato la fase difensiva, soprattutto Cafu, sono diventati dei fuori classe del ruolo. Bene, veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto non capirai, speciale memorabili qui su Radio Biancorossa. Saluto e ringrazio il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta, per avermi affiancato quest'oggi. Grazie mille Riccardo, appuntamento a domani. Ciao Nicola, un saluto a te e agli ascoltatori, ci sentiamo domani. A tutti voi rinnovo quindi l'appuntamento per domani, sempre alle 14.15, con Tanto non capirai, sempre qui, nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Tanto non capirai.